Gli emmo non sono un problema. Non puoi avanzare. Ragazzi, fare la cassa in questa mappa è una gioia per gli occhi. Coprietemi che mi hanno suonato la porta. Vai tranquillo, non c'è problema. You must ascend from darkness. Alle 9.40 sarà la vicina che vuole il sale. Sai, tipo come succede nei film. Sì, esatto. Adesso sentiamo dei colpi di pistola. Ciao. E Chaz. E noi siamo qua, dobbiamo finire la partita. Quindi copriremo Fabio per tutta la partita. Io da buon siciliano chiamerò faremo i miei finta amici. Che ci sarà, che c'è anche io da buon siciliano chiamerò i miei padrini. Salve. Ma ho visto che oggi c'è stato un funerale di un mafioso a Roma. Sì, dettagli. Che hanno suonato la la sigla del io cazzo. Sì! Goto. Stavo parlando, Goto. Ero distratto. Arrivo io. Rimango dal signor Fabio. Ma non ci credo. Sì! Quel mitraglione di merda, perché l'ho preso? Non ci voglio credere. No! Tiro una scimmia, tiro una scimmia. Io non ho nessuna scimmia. Ecco, tiro una scimmia, la scimmia. Vabbè, noi abbiamo a che fare scimmia. Con un deficiente money grabber. Oh, stavo Fabio, stavo Debbie è andato a terra, facevo apposta per tirarlo su al limite in modo che andasse a terra di nuovo. Poi sono andato giù anch'io, Fabio. Però no, cazzo, adesso sono un sacco di punti a riprendersi le bibite. Debbie, siamo due deficienti. Fabi è un cretino. Insegniamo come si gioca. Del cazzo. Non uccide. Fabi, insegniamo come si gioca. Intanto Debbie, sei pari con me, Debbie. Ma non ci cazzo. Pari con sei me. Sei uno schifoso. Andiamo, prendile. Tranquillo, sto andando io. Fatto. No, Debbie, tranquillo, scusa, ma tranquillo. Era geniale l'idea, però cazzo. Io sempre che sono andato a terra perché avevo quello schifo di mitraglione. E io ogni volta che ti tiravo su giù a terra. Giusto, giusto. Avete finito il vostro momento di follia? No, salve, buongiorno, è stata una bella esperienza. Fabio è una persona seria, lo fa incazzare così. No, aiuto. Cosa c'è? No, ho perso la... Cos'hai perso? Le Mustang. Cazzo anch'io! Ah, ok. Vai, vai. Vabbè, dai. Comunque, guarda che sono usciti come nei concerti, sti zombie, eh. Ululavano. Cazzo. No. Sono usciti come delle giovani teenager nel concerto di One Direction dalle transenne. Era un disastro. Cazzo, non ho più punti adesso. Coglione, Debbie. Sei un mona. Un imbecille. No, tu sei un mona. Quando mai ho tenuto il mitraglione? Ah, sì, faccio punti! Dai, ti salvo anche da dietro, cazzo, ti salvo. Sai cosa faccio io da dietro? Bravo. Grazie! No, no, io voglio una battuta, una minaccia che Debbie aveva fatto durante la partita più epica che avevo fatto. Tu, Mirko, un giorno avrai una sorella. Eccomi! Ciao, Papi! Fabi, ho chieduto assassinare. No, mi è passato il vicino a chiedere un po' di sale fino. Davvero? Guarda, davvero? Che zombie che mi attacca. Davvero? Detto, no, Fabio, davvero? Stai scherzando? Davvero? Sì. Su serio? Oh mio Dio, ho previsto tutto, ragazzi. No, ragazzi, no, tu avevi detto sale grosso. No, il sale. Sono rimasto in vita. Tu, Fabio, non lo sai, ma quando sei andato via, Debbie ha detto: sarà il vicino che è venuto a chiedere del sale. Giuro. Oddio, non ci credo. È un grande ma davvero? Grazie. No, dai, ci stai prendendo in giro. In questo video, ragazzi. Ci stai prendendo in giro, Fabio. Hashtag No, è vero, è vero. Ma non è possibile. Vabbè, da me non è mai venuto vicino a chiedere del sale, cazzo. Ma neanche da me. Ma cosa cazzo? Da me un vicino è venuto a chiedere per togliere il corpo, ma non per chiedere un assassino. È venuto a chiedere. Ma ora no. Quando poi Mirko verrà forse a Genova, sì? Farò vedere dove vivo. Vivo in un palazzo che nell'Ottocento era un carcere. Ah. E sarebbe bello come prenderlo da spunto per una mappa zombie, perché è particolare. Deve essere un bel palazzo. Dove vive? Il palazzo che ispiri fiducia. No, è carino, cioè.
È carino, la gente solo che è bella. È particolare perché è come se fossero tante piccole cellette. Aspetta, oddio. Aspetta, quel palazzo era così tanto bello che la gente rimaneva lì per poi, sempre. Poi mi sputtano su YouTube, ma comunque. Ma come si chiama il palazzo? Muovo Fidel. Io ci vivo, io ci vivo. È un guardiano che ogni tot giorni fa delle ronde. No, hai la no, tua no, però c'è. Nelle scale dell'ingresso, il primo appartamento, c'era la guardiola degli sbirri, diciamo. In giro taniche di benzina da trovare per fuggire con un elicottero, un aereo che avete... Questa è una citazione Mob of the Dead, Fabio. No. Nessuna citazione incredibile. Cazzo, ho finito i colpi della Mar 2, come farò mai? Ho fatto cassa. Adesso trovo la Blunder Gratrat. No, ho trovato il mitra, va bene, uguale. Adesso rifaccio cassa e mi uscirà. Ti consiglio di tenerlo il mitra. No, adesso mi riprendo la Mar 2, vecchio. Mar 2, perfetto. Io mi stai mettendo così. Davvero il calcolo nel culo. Io vado avanti. Mi è rotto. Comunque la Mark 2 blu è stupenda. Ma io non voglio pagamanciarla, sennò poi spendo soldi e poi mi tocca adesso cambiarla. Ma dopo quando la cambi sei fregato, hai capito? Vecchio, ma cosa cazzo dici? Non vale la pena, signore. E alla fine ho un bastone e Mark. Madonna, che bella blu! No, io l'ho pagguanciata su Five, è davvero bella, davvero bella. Tebe, comunque finirai più a volte di me alla fine della partita. Cioè, più volte a terra di me. Assolutamente, sì. Assolutamente. Fabi, ma che gli dobbiamo insegnare a questi poveri? Voi state zitti, una sfida tra me e lui. Non lo so, Fra, ma c'hanno sempre da imparare. Con che coraggio ce lo dici? Senti, quale affronto, zombie? Che coraggio a dire queste cose? Madoi. Voglio mille commenti su questa. Lanciamo un nuovo hashtag nei commenti. Fabio Nerdone Selvaggio. Non ha paura di niente, non teme nessuno. Non teme il confronto. LOL. Buongiorno. Stiamo procedendo molto bene. Dobbiamo fare i round più velocemente, però. Se no è lunga arrivare a 40. Sono i zombie che sono lenti. Ragazzi, siamo solo al 23. Cazzo, eravamo al 19 e mezz'ora fa. Com'è possibile? Forse dovremmo fare la tecnica zombie, camper e metterci a camperare. Non lo so. Ragazzi, secondo me sì. Dai, camperiamo. Allora, fatemi tutti prendere una terza arma. Vai, io sono tutti già in allegria. Io sono già pronto per la tecnica camper, sto entrando. Salve, sono qua con voi. Vedo i zombie e mi ragazzi, io ho delle granate per dai una mano. Cazzo, sto morendo. Fabio ha 20.000 punti. Fra ne ha 24.000. A posto. Io e Deve siamo poveri, cazzo, moriamo. Salve. Ma vedi perché sai, io e Fabi andiamo in giro a chiedere il pizzo. Esatto, voi palermitani, tutti e due, sì. Anche Fabio, palermitani. Salve. Genova, Palermo, io cioè, sempre città di mare. Genova e Palermo città di sono mare, si sta. Simpatico, città di mare. Queste città di mare. Esatto. Io e Fabi conquisteremo. Mai fidarsi delle città di mare. Esattamente. Bisogna fidarsi di città di Belluno. Noi di Belluno sui monti stiamo benissimo. Noi di Belluno sui monti ci fidiamo solo delle caprette. Esatto, soprattutto ultimamente dopo essere rimasti fregati. Ma a proposito, davvero, che c'è Belluno ci sono tutte quelle capre? Dov'è che vedi le capre, scusa? Non ci sono capre su Belluno? Sì, qualche capretta. Cioè, domani mattina ti faccio le magie. Domani mattina vi faccio la foto alle capre e ve la mando su WhatsApp. Sì. Esatto, copritemi che pacapeccio. Parapoccio. Quando era venuto su chat siamo andati a fare un giro. L'ho portato su un luogo un po' sperduto in strada. E mentre eravamo in macchina, sulla destra è comparsa una mucca. Una mucca dietro il guardrail, però. Era dietro il guardrail. C'era... È giovinata una mucca dietro il guardrail, di fianco alla strada, a destra. E lì ferma che camperava, con l'erba in bocca. Deve, guardami. Anch'io, Fra, ce l'ho pacapanciato. No, guarda. No, sono un handicappato. Bene. Ma come? Ah, Fra, quindi tu. Non li credi all'altezza della tua persona, eh? Cazzo, ho finito tutti i colpi. Ho solo il bastone del vento, quindi usiamo il bastone del vento. Io non vi dico che sono all'altezza della mia persona. Nessuno è all'altezza della sua persona come me. Mi dispiace dirlo, ma. È così. Mi piace, ragazzi, ma qua quello forte sono io. Ma perché abbiamo detto camperiamo e nessuno di noi sta camperando?
Io sto camperando. Perché non dobbiamo prendere i falegnami, rallentano gli zombie. Occhio debole là sotto. Madonna, madonna, ero circondato. Cazzo. Se non avevo il bastone del fuoco. Lasciatelo morire, per favore. Fatelo tornare a casa. Speditelo sul primo barcone. In Sicilia, fra, ci dovrai portare al mare. Che io voglio portare al largo zombie. Va bene. Non cagare in mano. Va bene. No, io non so nuotare. Non entro. Voi in siete acqua. Più vicini al mare rispetto a me. Io non entro te in acqua. Te come si impara a nuotare? Sì, quando l'acqua tocca. Da noi si dice quando l'acqua tocca il culo. Si impara a nuotare. No, da me. Questo è un detto che c'è. Ma significa che stai facendo il bidet. No, no. Sì, se i bambini non vogliono nuotare, mi diceva mio padre che prendevano i genitori, li portavano in barca e poi li lanciavano in acqua. Vabbè, sì, guarda che a me da piccolino mi ha buttato in acqua. Anche metodo classico. Metodo classico per imparare a nuotare. Impazzita. Sì, è più o meno la stessa cosa che diciamo noi. Quindi, scialla. Ecco, sì, acqua al culo. Esattamente. Uguale. Allora, ho solo 25 colpi di bastone. Anch'io, ne ho 26 più 3. Dido Debe, voglio fare una sfida Debe. Debe, mettiti al gag. Salve. Prendi questa granata e tirala indietro. Veloce, veloce! Te la faccio! Coglione. Salve, oh, finalmente la cosa si fa hardcore camperando. Bene Debe, sta finalmente, qua. Ragazzi. Guarda come entrano per porta. Il prossimo round vado a cambiare la Mark 2 per tornare a avere in ammo, perché sennò siamo fregati. C'era che qualcuno dovrebbe ucciderli però, signori, ecco bene. Io non volevo sprecare un colpo di bastone, sapete. Si va a risparmio quando si ha poche ammo. Sai che mentre bevevo ho sparato per sbaglio schiacciando col gomito, se no morivi? Ma non è vero, era tutto sto controllo, potevo sparare in qualsiasi momento. Cazzo, il bastone però se non lo punti giusto non fa un cazzo. Devi essere vicino col bastone. Sai cosa punto io a Sara? E ho notato anche un'altra Grazie. Cosa col bastone. Sì. Signor Mirko. Perché sento queste cose? Che panca panciato su Five si chiamava Arborian qualcosa del genere. Invece qua c'è un altro nome. Ah, hanno cambiato il nome al bastone. Ah, Fabio scopritore. Easter egg. Talento. Ah, giusto. Può essere. Può essere. Fabio, attenti però lì, che state rischiando voi due. Io sto facendo una tattica Io sto facendo una tattica stupida. Sto comprando perché, granate perché in continuo. Le... perché sto comprando le granate in continuo. Tra un po' crescerà tutto per tutte le troppe granate della mappa. Va bene, allora l'ultimo. Non c'è il contatore di lanciatori di granate. Se per sbaglio schiaccio a lanciare granata qua muoio. Sì, sì, esatto. Faccio dei fuochi d'artificio, cazzo. Oh mio Dio, sapete che il 24 è un casino normalmente su NACT? Il mio record personale di NACT erano tutti nel 24. Questo è il mio record personale. Ah. In due l'abbiamo fatto. Più di così non ho fatto io. Quindi, signori, oggi è il momento di batterlo. Un po' con armi oggi batteremo forti, però... your records. My records but with the weapons, not the good, ma the cork, ok. Matt is ok. Matt Revolution is ok. Matt is ok. Deve, ma ricordiamo che c'è la guest star al raduno di Padova, Matt. L'abbiamo già detto nel sì, probabilmente in questa parte ci sarà già stata, Mona. conta allora, sempre salve. Il numero di parti. Hashtag Matt c'è già stato. Prendi le ammo, Debe! Tiro la scimmia, fermi! No, lo fermo, Debe! Aspetta! Vai! Oh, cazzo, boh, perfetto, bene. Finalmente la mia amica Mark 2. Non ti faccio fare neanche un po'. Ecco, salve, ho tutte le armi adesso. Ho tutte le armi cariche, finalmente. Non devo fare il trick della cassa per cambiare e riprenderla. Tranquilli ragazzi, ci penso io con le granate. È tutto sotto controllo. Bene. Vediamo se... Sì, ma adesso è troppo facile. Aspetta che arrivino un po' più di zombie. Stai calmo. Aspetta a non avere più ammo. E quello sarà un piccolo problema. Aspetta. Stai sciallo. Vabbè, magari anche 30 va bene comunque. Cioè. No, non è per però, anche 30 è tanto. Solo perché sennò va per le lune. Sì, Noi veramente se vogliamo un 50 lo facciamo. Sì, sì, beh, noi abbiamo le capacità anche senza queste armi, è chiaro, perché No, non l'ho detto. Che noi ce l'avremmo fatta anche con la 1900. Sì. Tutti col carro panca panciato. No, senza panca. No, non possiamo panca panciarlo il carro.
No, ma non il carro col mirino, il carro normale. Ah, cosa? Sì, ma non ce l'abbiamo pagapanciato se non abbiamo la mod. Non c'è il pagapanci in quest'arma. Ah, ok. No, non c'è niente. È vero, cazzo. Non c'è niente in quest'arma, per questo è difficile. In quest'arma, in questa mappa. Chi è la spingarda? Io no, penso nessuno. Ce l'ho io. Ah. Falegname! Falegname, non prenderlo, rallenta gli zombie. Il prossimo numero di Empire Magazine ha un'incredibile copertina di Star Wars. Siamo troppo forti, signore. Troppo niente, forti. È una cosa soltanto che Deb piacerà. Signori Star Wars, madonna. Ah, esce l'episodio 7. Per chi non ha visto gli altri capitoli, vada subito a vederseli. Infatti, dove subito andare. Ovviamente si inizia dal quarto, perché i Star Wars sono usciti 4, 5, 6, poi 1, 2, 3. Infatti, è vero. Sì, ma io l'ho visto 20 anni fa, il 4, 5, 6 e l'1, 2, 3 l'ho visto un po' di anni fa. Madonna. E certo, perché il 4, 5, 6 sono usciti rispettivamente, se non sbaglio, se 78, 81 e 84, una roba leggera. Qua i CD, signor De Bernardi, molto informato. Salve. Avrò sbagliato magari di un anno, ragazzi. Approssimazione più o meno non è del 78, Debe. Sì, sì, allora 77. Allora, episodio 4 facciamo, episodio 4 77, episodio 5 80, episodio 6 83. Andata? Okay, è andata. Possibile. Poi 1 2 3. Episodio 1 non ho più munizioni. 99. Dove cazzo ho messo episodio 2 2001 e episodio 3 2004. Yes, andate a controllare, io non lo so, perché sto giocando. Ma cerca su Wikipedia, deve essere così e sono stragasato. No, non è che sto giocando su Wikipedia, io c'ho direttamente i CD. Cerca su Wikipedia, vecchio. Va bene, allora. Fai per Star Wars.